Un consiglio comunale aperto alla partecipazione dei cittadini e l'acquisto di un nuovo ecografo. Questi i capitoli che riguardano il mondo della sanità settempedana che da qui riparte per rilanciare l'ospedale civile Bartolomeo Eustachio, una struttura d'avanguardia per quanto riguarda l'ostetricia e l'oculistica, ma una struttura che deve fare i conti con i tagli della cosiddetta spending review. Il punto nascite ora ha circa 700 nascite all'anno ed è diciamo, a servizio non solo della cittadinanza e della nostra zona territoriale, ma è anche a servizio di tutta l'intera provincia e talora anche fuori provincia. Si fanno anche ecografie di secondo livello e questo è il punto debole che ci ha portato a, diciamo, trovare una qualsiasi soluzione per avere un ecografo adeguato per poter continuare una diagnostica che sia garante di buoni risultati. La difesa dell'ospedale Biostacchio di San Severino Marche è una difesa obbligatoria, non obbligatoria perché è campanilistica, ma obbligatoria perché l'ospedale di San Severino Marche sta dando e ha sempre dato a questo territorio tanto. E ultimamente, come dire, abbiamo una sensazione che in qualche maniera si tenti di svilire questa struttura e lo si faccia alcune volte anche con qualche artificio un pochettino subdolo, come trasferimenti di medici, depressione di reparti, trasformazione di reparti da reparti di degenza a cura in weak surgery, creando così delle condizioni per cui l'ospedale sia sempre meno funzionante e tra l'altro ci siano poi delle difficoltà anche negli ospedali vicini, quelli che dovrebbero in teoria diventare dei punti di riferimento, perché non avendo spazi e modo diventerebbero sovrautilizzati e quindi esploderebbero. Il nostro intento è di far sapere alla gente quello che sta succedendo. Abbiamo dato la piena disponibilità anche alla giunta del nostro comune, al sindaco, di dare un contributo fattivo laddove è necessario per portare avanti le istanze della nostra città per l'ospedale. Di un consiglio comunale aperto dove si parla di sanità, si cerca di dare ai cittadini quell'informazione che ahimè è mancata da parte di chi era deputato a farla, nel senso che sono state fatte delle scelte, sono state imposte ai cittadini. Ripeto, scelte dannose per il territorio ma dannose per la salute dei cittadini, di cui qualcuno si dovrà assumere la responsabilità. Questa è la denuncia che va fatta. E tra l'altro quell'altro gesto forte che sta a dimostrare quanto i cittadini sono attaccati al territorio, sono attaccati ai servizi sul territorio e mettono in questo momento di difficoltà mettere le mani in tasca propria per donare qualcosa che sia utile a tutta la collettività, questo credo che sia un esempio molto forte e debba far riflettere e spero non vergognare qualcuno in futuro.